spiegare agli italiani perché devono votare il girasole. Sì, tanto sono quelle 3-4 parole d'ordine, diciamo le cose essenziali, no? Ma credo innanzitutto dire che vogliamo un'agricoltura sana, buona, che dia cibi genuini. Sono quelle 3-4 parole d'ordine, diciamo le cose essenziali, no? Ma credo innanzitutto dire che vogliamo un'agricoltura sana, buona, che dia cibi genuini ai nostri concittadini, ai nostri consumatori, invece che la mucca pazza. E i diritti sociali, quelli per i quali ci siamo sempre battuti in questi 50 anni e il centro-sinistra negli ultimi 5, per i più deboli innanzitutto, a cominciare dagli anziani. Previdenza, sanità. Non dimentichiamo la difesa della natura, gli animali, la tutela dell'ambiente. È anche un'ecologia della politica, una politica pulita, onesta. Più legalità, più giustizia e meno burocrazia, quella che danneggia i cittadini e le imprese. E le libertà civili, la laicità dello Stato innanzitutto, la scuola pubblica per renderla migliore di quanto non è oggi. Insomma, le cose che hanno cambiato l'Italia in questo mezzo secolo. Certo, i giovani, la parola chiave è futuro. Costruire un futuro per noi, per il pianeta, per i nostri figli. Insomma, per una migliore qualità della vita. Il 13 di maggio. Votate per voi stessi. Il girasole.